dice che mio padre non lo accetta. E ne va. Dice tu domani allora vieni con me a lavorare. E imparai che significa lavorare e studiare. E comincia così. La mia storia cominciò una mattina con lui andando a San Biagio, dove c'era questa presa particolare con cui fare le macere di mulino per tutti i mugnati della provincia. Incomincia questa, a imparare quest'arte, no? Imparando quest'arte però ho notato che la madera era molto, era una pietra molto dura a lavorare, no? Che la pietra, la macia deve lavorare non se stesso ma il grano per far trasformarla in farina, no? Si è formata a 5.000 metri più alto del livello del mare. Comunque lui è arrivato in quella zona, che non bisognava scavarla, tirarla fuori per fare poi le macine, stabilire quante macine potevano uscire dalle misure che ci mandavano, che c'è anche la lettera di tutti i mugnai che ci mandavano a mio padre, no? Sulla base di quello sapevamo quante lette, quante pietre non potevamo fare. La pietra la facevamo di tutte. Quindi il papà lavorava la pietra per fare le macine per i mugnai. E lei ha cominciato a 6 anni? E a 6 anni cominciai là, che certo, non è cominciato subito a lavorare, però sono anche a cosa, per lavorare per produzione le torrine in sostanza. Perché noi avevamo un patto con il padrone del terreno che di giorno d'estate si poteva lavorare. Quindi era ci uomo a peggiore da. Però l'anno in autunno che lo dovevano lavorare, c'avevamo a produzione, a produrre la pera che facevamo, quella grande facevamo quelle muraglie antiche, si facevano quelle che stanno distruggendo tutte, no? Che si aveva per pulire e per mettere le pere grosse, lateralmente facevamo i cerchi e all'interno ci mettevamo quelle piccole. Eravamo già in piena guerra, eravamo già, ma da poco era necessità di guerra quando cominciamo a nascere, no? E qui in qualche modo noi andavamo di mattina a piedi da Scicli fino a San Biagio, erano 5 km, andavamo del ritorno 10 km mattina e sera facevamo. E allora è successo che poi a mano io, a parte mentre io lavoravo in Scicli, sbagliavo a volte, non avendo il ritmo mentale come dovevano essere con le mani, che non c'era la mazzola, che c'era la subbia e a mano. Veniva acchiappata a sinistra, la sube, ne scivo sangue, no? E lui mi faceva sempre la battuta. Chi è più pesante, la pinna o mazzuolo? E io non rispondevo. Poi dice, mentre che ne scivo sangue, che fa vai no con il netto. Ma qui gli andavano il suo ruppo, che c'è una specie di pellicola, no? Mi dice, c'è la mente, dai, ci passa le nuove cose. E la chiude, che ne fa da... che le uso nei preti in sostanza, no? Cioè, ma se chi stava per necessità non stava, è la terra, la terra che ne c'era dalla rottura che fai. E così impara la medicina, diciamo così, che si faceva allora, che si utilizzava. Per cui in qualche modo quando io imparai bene un po' il mestiere, ci stessi con 8 anni, 10 anni potuto lavorare all'estate. In modo particolare, la parte più difficile era il collo. Il collo della... il collo centrale, dove attorno a cui poi ci picchiano per formare. Allora, mentre che io facevo, vedevo lui che dormiva sotto l'albero di Garruba, aveva incominciato il buco centrale, no? Dico, allora ci faccio trovare un buco per l'affatto. Mentre era da metà strada, quindi si spaccava un muro. Io dopo era andato a scusso, a più che abbia nuvolato lo solito, ora a capo il pezzo. Cominciai a scappare, stavo da moraggio, marrò, qualcuno che mi portò una megalava, ma insomma, manco ci fosse il castore. La notte cominciava a dire, ci vedo pure due bambini. Mi cercavo, non mi trovavo, non mi trovavo, io mi avevo studiato l'albero più alto che c'era nella zona, qualcuno da su, a cui passare la notte da passare. E a mattina però poi mi sciogliavo. Cosa più l'errore che avevo fatto, che tu quando tu lavori una pietra, diminuisce la massa, il corpo per perforarla, deve diminuire. Se lo fai sempre forte,
si Perché quello spacca. diminuisce, la forza della romatura è sempre la forte e si è spaccata. Così poi l'ho imparato a tal punto che ero quindicinato una volta e io le avevo presentato una macchina completa a Monterusso. Io me lo avevo messo alla scuola, venne anche a San Brasi, ci completai e partiamo. Alla sera partiamo con Corretti, che spicchi mi sono in gioco Corretto, mentre io cantavo le canzoni, le carrette erano, era una bella luna piena, non me lo ricordo mai, insomma eravamo una bella. Eravamo troppo presto, non venivamo qua, non avevamo una mancia di un cerro alla mare, no? Che c'era la paglia, tanto poco la paglia c'era anche la non arrivavamo magnificamente. L'indomani ci montava prima la cosa, poi ci montava, poi facevamo la festa, ballo, canto, si mangiava, pagato in natura, un sacco di frumento. Hai capito?